Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Sport Today, occhi puntati sul derby di domenica tra Vispesaro e Ancona, derby delle Marche ma anche derby degli under migliori, un futuro in ascesa, almeno a sentire le parole di Di Campli, lo stesso di Marco Verratti, che guarda avanti per i nuovi baby giocatori di queste due squadre. Facciamo il punto. Sono tanti, giovani e forti, probabilmente i più forti del campionato. Si ritroveranno di fronte domenica prossima al Benelli, perché Vispesaro Ancona è un derby marchigiano, ma anche il derby tra le due squadre con gli under migliori del girone F. Lori, Barillaro, Di Dio, Bambozzi e Pizzi da una parte, Torelli, Ridolfi e Fratelli Dominici dall'altra, solo per citarne alcuni. Taccuini spianati per osservatori e direttori sportivi anche di società professionistiche. I nomi di questi prospetti fanno gola al calcio che conta. Per ora quelli della Vis confermano la bontà del lavoro pesarese sul settore giovanile. Quelli dell'Ancona invece la stanno spingendo nella fuga decisiva verso la Lega Pro. Pizzi può essere l'uomo derby domenica, ma mi piace molto anche Lori, portiere di grande prospettiva. Parola di Donato Di Campli, procuratore di Marco Verratti, azzurro del Paris Saint-Germain, ma anche molto interessato alla Serie D. Nella sua scuderia, oltre a Pizzi, anche Torelli e Ridolfi, che sono a disposizione di Mister Maggi. Ridolfi ha una gran carriera davanti. A dicembre anche il DS Marcaccio ha provato a portarlo ad Ancona e sono convinto, rivela Di Campli, che in caso di promozione tornerà alla carica per farlo essere uno dei futuri rinforzi. In casa Vispesaro, domenica la beffa Macerata, 1-2-2 che però allunga la 10, la striscia di risultati utili per i pesaresi. Vediamo. Si è sbloccata su un errore nostro e da lì poteva anche peggiorare la cosa, perché il primo tempo non abbiamo tenuto bene il campo, sono sincero. Abbiamo subito l'iniziativa della maceratese, anche se conclusioni vere e proprie in porta non ci sono state, però non siamo riusciti a fare il nostro solito fraseggio, essere pericolosi. Ci siamo riusciti solo in contropiede e stavamo perdendo, quindi non era proprio il massimo. Dopo invece al secondo tempo ci siamo scrollati un po' di dosso. Lei ha fatto due cambi importanti all'inizio del secondo tempo. Sì, anche fortunati, dai, delle volte si è bravi, però credo che i ragazzi che sono entrati con l'atteggiamento giusto. È cambiata l'inerzia della partita. Siamo riusciti a pareggiarla, siamo andati in vantaggio. E credo che forse nell'economia della partita anche il 2-2, visto come è venuto da parte della maceratese, un pizzico di rammarico mi rimane. Però ecco, non per questo togliere meriti a qualcuno. È stata una bella partita, a un certo punto entrambe volevano vincere. Alla fine ha avuto l'occasione del 3-2 addirittura la maceratese. E scherzando ho detto a quel punto era meglio che la perdevo, perché ero talmente arrabbiato. Però accettiamo il risultato del campo, siamo contenti perché abbiamo reagito a una situazione non facile e quindi fare il risultato a Macerata è sempre un risultato importante, e questo i ragazzi lo devono prendere come un punto buono. Passiamo al basket, la sconfitta nel derby salvezza contro Pesaro e il pagamento degli ultimi contributi federali per evitare penalizzazioni. Il momento, nelle parole del direttore generale della Sutor Santoro, sentiamo. Chi credeva che questa partita potesse determinare la salvezza di uno e la dipartita dell'altro, secondo me si sbagliava. Io personalmente non ho mai creduto che questa potesse essere la partita chiave in termini definitivi rispetto al discorso salvezza in questo campionato. Ci sono troppe partite per poter pensare che a 10 partite alla fine del campionato si possa vincerne una ed essere tranquilli se poi la matematica non conferma quello che stiamo dicendo. Era una partita importante, sicuramente per noi sarebbe significato mettere un mattone pesante sull'esito del nostro e sul raggiungimento del nostro obiettivo, che comunque doveva essere confermato e consolidato nel resto della stagione. Per cui consapevoli tra l'altro della difficoltà del match, che ci vedeva comunque in difficoltà rispetto a infortuni, acciacchi e problematiche varie nell'arco della settimana, per cui ci mettiamo di nuovo sotto a lavorare e a cercare di andare avanti, perché poi la salvezza non era sicuramente collegata solo ed esclusivamente alla partita giocata contro Pesaro. Si riparte tra l'altro con
la buona notizia del pagamento della terza rata campionati, quindi almeno da quel punto di vista Sutor salva. Il futuro sotto questo aspetto però quale sarà? Ma il futuro credo che non possa prescindere dal coinvolgimento di tutte le componenti che hanno a cuore la Sutor. Viviamo un momento di difficoltà, ribadisco, le difficoltà non ce le avevamo solo Montegranaro, ma è bene che ognuno pensi ai fatti di casa propria, quindi noi dobbiamo concentrarci sui nostri problemi e cercare di trovare le soluzioni. A giorni ci saranno annunciate delle iniziative che vanno in questa direzione, ci concentriamo su questo, viviamo la giornata, credo che questo sia il segreto per cercare di non guardare troppo oltre. Vivendo la giornata siamo arrivati alla scadenza di ieri e onorandola per quello che poi sono i regolamenti imposti dalla Federazione e dalla Lega. E se andiamo un po' oltre rispetto al quotidiano, secondo me rischiamo di perdere di vista ciò che poi va fatto e ciò che è necessario per cercare di pensare al giorno dopo. Purtroppo questa è la situazione, ne prendiamo atto, ne siamo consapevoli, come siamo consapevoli che bisognerà lottare sia dentro che fuori dal campo. Proseguiamo con il basket, andiamo in casa Fileni, sconfitta a Barcellona, Pozzo di Gotto per la Fileni, sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. Vediamo. Peccato perché la partita l'avevamo ripresa nonostante un primo quarto dove avevamo trovato parecchie difficoltà in fase difensiva, ma soprattutto perché di fronte abbiamo avuto giocatori veramente di grandissimo valore che hanno punito qualsiasi situazione. Poi ci siamo rimessi in carreggiata nel secondo quarto dove abbiamo preso le giuste contromisure, il terzo quarto siamo andati sotto di 10 e poi avevamo avuto la capacità in un campo così difficile contro una squadra di questo spessore comunque a riprendere la partita e arrivare a un punto. Sicuramente anche questa volta un altro antisportivo, che io non so se c'era anche questa volta, ha condizionato la gara. Noi già veniamo da una sconfitta per un antisportivo, ma questo senza togliere i meriti di Barcellona, però insomma sta diventando una situazione estremamente pesante, perché un antisportivo in quel momento lì forse non era proprio il fischio giusto. È un cammino difficilissimo il nostro, è un cammino difficilissimo. E ci troviamo a fare la corsa su Forlì e forse su Trieste, anche se questa vittoria di Trieste chiaramente mette loro in una buona condizione. Però, che dire, questa è un'annata veramente maledetta. Cioè, abbiamo trascorso due mesi incredibili dove ci siamo ritrovati a volte a metà campo a sorridere perché non eravamo un numero sufficiente neanche per giocare a carte. E quindi sono annate in cui o si stringe i denti o si rischia di mollare completamente e fare brutte figure. Noi brutte figure non le stiamo facendo, anche domenica abbiamo una partita in mano che vabbè, lascerei perdere perché è stata una cosa veramente fuori di ogni misura, con l'inserimento di giocatori che erano arrivati due giorni prima. E ripeto, ci eravamo ritrovati il martedì in quattro gatti, quindi bisogna dire ai ragazzi che nonostante tutte queste difficoltà scendiamo in campo, ce la mettiamo tutta e se riusciamo a dare a filo da torcere a una squadra come Barcellona significa che qualcosa di buono stiamo facendo. E con le parole del coach Cohen si chiude questa edizione di Sport Today. A voi come sempre grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime.